Buongiorno, benvenuti alla rassegna stampa di oggi 7 aprile. Siamo in collegamento da Capena nel nord di Roma. Vediamo bene quali sono i temi della giornata. Beh, i giornali oggi in una certa misura l'avevano anticipato, cioè che Trump, mentre stava incontrando facendo la sua visita di Stato in Cina, era pronto ad a bombardare o avere un atteggiamento militare nei confronti della Siria. E cosa che ha fatto? Perché questa mattina poi c'è stato il report sul fatto che 59 missili sono partiti dalle portaeree americane che erano nel Mediterraneo e che hanno sostanzialmente bombardato una fabbrica di armi chimiche, comunque una fabbrica siriana, non dei ribelli, ma in questo caso del regime di Assad. Allora, le considerazioni da fare su questo, a parte le notizie che ovviamente quando partono dei missili dal Mediterraneo, forse qualcuno dovrebbe porsi il problema che il problema esiste, perché i russi ad esempio invece sono dei grandi supporter di Assad e comunque il dato fondamentale è che si va a bombardare il baluardo dittatoriale omicida talvolta, bisogna dimostrarlo, ma certamente Assad non è una verginella, si sta bombardando il baluardo della occidentalità, diciamo laica, anche se è una parola un po' forte, l'occidentalità laica per il regime siriano contro l'ISIS. Beh, insomma, sì, questo si discuterà. Ma poi c'è un secondo profilo, oltre a questo primo profilo di cinismo, diciamo, geopolitico e di realpolitik, cioè conviene far del male al nemico dei nostri nemici? Questa è la domanda. La seconda considerazione è che il Trump fa una mossa che Obama non ha fatto, perché nel 2013 Obama, 2015 Obama riportò indietro le portaeree, scusatemi, 2013, proprio in quel caso, proprio dopo un attacco di armi chimiche di Assad, in quel caso Putin e il Papa non vollero quell'attacco e non lo fece Obama, quindi fu una figuraccia, una mezza figuraccia di Obama. Oggi Trump non la fa, quindi Trump continua a fare un lavoro sporco iniziato da Obama. Mi diverte adesso come la metteremo con i giudizi nei confronti di Trump e del suo interventismo militare contro quello che invece tutta la sinistra liberal del mondo odia, cioè Assad. Adesso come la mettiamo con Trump che attacca i siriani? Sarà divertente vedere cosa ne penseranno. Ovviamente il tema sostanziale è cosa succederà nel Mediterraneo, ma il tema, diciamo, laterale, che a noi ci piace sempre nella zuppa di porro, è capire che cosa succede sui commentatori di Trump che lo considerano il male assoluto. Secondo tema di giornata è che hanno vinto, perché hanno preso alto tempo, i no brain. I no brain sono coloro che vogliono e non vogliono che vengano espiantati gli olivi per non far arrivare il gasdotto nelle Lecce. Sapete come la penso su questa vicenda, l'ho spiegato mille volte. Adesso ci troviamo nel paradosso che il TAR ha deciso, cioè su tutti i giornali, di non di prendere tempo sull'espianto dei rimanenti 43 olivi. Nel frattempo vi voglio segnalare che di questi 43 olivi 35 sono stati già espiantati e quindi se non si decide in tempo quelli muoiono. Cioè, questi sono dei geni, questa è l'Italia, l'Italia che non fa fare il gasdotto, blocca i lavori, tutti godono quei no brain, no tap per la vittoria del Trump, del TAR. E nel frattempo muoiono le piante che loro fanno finta di difendere. Ovviamente non le difendono perché non gliene fotte nulla di quelle piante, gli fotte il grande complotto dell'Azerbaigian dove finirebbe secondo loro fra 5 anni il gas, cosa peraltro completamente falsa, e che quindi quest'idea dell'Italia non sviluppista. Il pezzo più bello oggi lo fa Jacopo Giliberto, che racconta e parte di 40.000 espianti in media che si fanno ogni anno nel Salento. Io ne so qualcosa, nella mia azienda ne hanno espiantati 300 e nessuno si è messo a piangere. E parla di stalking della carta bollata. Io vorrei che il pezzo del Sole 24 Ore di Jacopo Giliberto, è in pagina 25, più avanti, parte in prima ma continua avanti, lo dovreste prendere e portare a memoria, come le poesie che si facevano a scuola, come Foscolo, no? Uno invece di leggere Foscolo si deve leggere il cacchio di stalking di carte bollate con i nostri soldi per non fare un'opera fondamentale per l'Italia. Leggetevelo, tutte le date, tutte le approvazioni, tutti quanti i ricorsi, tutto quello che lo Stato italiano ha fatto per far arrivare per 8 km un tubo in Italia che è il terminale di 800 km già costruiti, solo in Italia. Anche PG Battista, secondo me in maniera meno efficace, ma comunque di buon senso, oggi scrive del tubo. Che fa rima con Cavillo, e vabbè, insomma, e oggi vi leggete quello che volete su questa roba qua. Spero che gli insulti nei miei confronti continuino, perché questa per me è una battaglia di civiltà, non è più
il gas, è una battaglia di civiltà, è una battaglia di civiltà giuridica, è una battaglia di civiltà economica ed è una battaglia di civiltà del buon senso, e cioè il buon senso che quel tubo non fa male a nessuno e su quel tubo hanno indagato centinaia di burocrazie italiane e che in un paese che vuole andare avanti non si può dire sempre di no a tutto. E a quelli che mi minacciano dicendomi vorrei che il tubo ce l'avessi sotto la tua azienda, se non in una parte anatomica del mio corpo, gli segnalo che nella parte anatomica del mio corpo non c'è, ma nella mia azienda il tubo è passato e non c'è stato tanto piagnucolare, perché se l'acquedotto pugliese vuol mettere un tubo, purtroppo il singolo agricoltore non può farci nulla. Oggi Massimo Gramellino mette insieme il fatto che il Papa ha cancellato, ha fatto fuori un suo funzionario importante e il fatto che il gasdotto non sia fatto in un pezzo incomprensibile. Se Giliberto dovete leggerlo, Gramellini lo dovete leggere sulla prima pagina del Corriere della Sera e capite che, come dicono a me spesso, in quel caso oggi braccia tolte all'agricoltura. Io non ho capito che cosa cacchio c'entra il Papa col funzionario con il no al TAP e se il Papa potesse decidere sul TAP mentre invece i no TAP potessero decidere sul Papa. Una cosa incredibile, soltanto Gramellini è riuscito a mettere in una giornata, mettiamo così, di cattiva forma, perché in genere lui è soltanto buonista. Oggi è proprio una giornata di incomprensibile e Buonaforte, hai ragione. Qualcuno dice battaglia di civiltà in questo paese c'è il TAR, non si può immaginare, hai ragione. Seconda cosa che mi ha molto divertito oggi è, vabbè, la crisi di governo, veramente evitiamola. Le prime 3 pagine di molti giornali, crisi sì, crisi no, voi capite che il mondo sta andando da una parte e poi c'è in Italia la battuta di Renzi sul fatto che il presidente della Commissione degli Affari Costituzionali non è a lui gradito ed è stato eletto da una minoranza che non è maggioranza, avrebbe potuto portare alla crisi di governo perché Renzi voleva votare a giugno. Poi si scopre oggi, secondo i giornali, le ricostruzioni di Renato Franco e di altri, che invece dice non basta un incidente parlamentare per andare a votare a giugno. Insomma, non ci si capisce niente. È peggio del TAR col no TAP il problema di Renzi sul no governo o no Gentiloni, ma ce ne fotte niente. Quelle pagine prendete, lasciatele, 4, 3, 2 pagine di politica totalmente inutile. Di politica oggi di rilevante c'è soltanto il caso di Casaleggio, perché ieri il figlio del fondatore della Casaleggio Associati, cioè il motore del Movimento 5 Stelle, si è fatto intervistare da Lilli Gruber. Se volete sapere com'è andata, basta leggere un titolo. Non ha detto nulla, ha detto chi comanda è Grillo, io non faccio praticamente nulla e ha parlato solo di reddito di cittadinanza. Beh, insomma, molto polemico Filippo Facci oggi sul Libero, che riesce a trovare i collegamenti tra una società di comunicazione a cui sono legati giornalisti, professor De Masi, che sarebbero stati invitati ieri sera. Insomma, se volete trovare un po' di gossip intorno alla Casaleggio Associati, c'è Facci. Se volete trovare invece un po' di elementi anche di polemica nei confronti di Casaleggio Associati, beh, oggi c'è una straordinaria intervista a Paolo Magri. Voi mi chiederete: ma che cacchio è Paolo Magri? Ve lo dico io chi è Paolo. È il direttore dell'ISPI, un istituto di ricerche importante italiana. Oltre a essere direttore di ISPI, però, Paolo Magri è il segretario italiano della famosa Trilateral, i cattivoni globali che fanno i complotti e che probabilmente fanno il TAP. Vorrei dire alla signora Lezzi, che mi ha detto che mi vuole prendere a calci nel culo, lei parteciperà a Ivrea insieme a Casaleggio e Associati e a tutti quanti i suoi amici del Movimento 5 Stelle, parteciperà a una manifestazione organizzata da Casaleggio a cui è stato invitato anche Paolo Magri, cioè l'uomo italiano della Trilateral. Quando mi sentirò al Movimento 5 Stelle, nelle trasmissioni e nelle loro inveterate su internet che ce l'hanno sulla Trilateral, vorrei chiedere a lei: ma come mai avete invitato il segretario italiano della Trilateral proprio là dove voi andate a criticare la Trilateral? Se sono complottisti e fanno le sce chimiche, perché li invitate? Insomma, mi sembra una cosa incredibile. Tra l'altro, Magri, intervistato oggi dal Corriere della Sera, e per questo ne parlo, dice l'incontro di Ivrea fatto dal Movimento 5 Stelle, cioè da Casaleggio, ha lo stesso spirito che anima la Trilateral. Io la trovo fantastica, io non ce l'ho contro la Trilateral, ma mi viene veramente da ridere se penso che il Movimento 5 Stelle, come suo invitato, trova il segretario della Trilateral. Questo è il mondo del Movimento 5 Stelle. Il tutto è il contrario di tutto.
tutto. Giuliano Ferrara oggi sul Foglio, molto divertente il suo pezzo su Cairo, in cui lo divide in due parti. La prima parte dice Cairo è un genio perché ha infilzato, come dice col suo ottimo e straordinario italiano, ha infilzato Mediobanca, Pirelli, poteri forti nel conquistare il Corriere della Sera, ha fatto sì che la Sette diventasse un'azienda più sana rispetto a quella precedente, grande editore. Però dice Giuliano Ferrara in maniera direi piuttosto polemica, anche se come fa Giuliano con un tocco di classe, perché Cairo va dietro a Grillo? Cioè Giuliano Ferrara lamenta la linea editoriale del gruppo molto importante che è fatto da Carriere, Gazzetta, La Sette e tutti quanti i settimanali, come dice bene Giuliano Ferrara, da 50 centesimi, che hanno reso ricco l'editore che ha sconfitto l'establishment italiano. Direi che per oggi è tutto, vi do appuntamento a domani con la solita zuppa di porro e niente, un saluto da Capena.